recitarci alcuni versi di una poesia, Rosario Di Nota, poeta sorrentino a tutti gli effetti. Sorrentino, diciamo, poi nativo di questo posto e particolarmente appassionato di questo posto, in occasione di questa storia, di questa conferenza storica, lui ha preparato dei versi in poesia. Che dirò dopo ovviamente, perché è una sorpresa, caro. Sì, adesso non posso svelare la cosa. Prima due righe non ce le puoi dire. Prima due righe io ce le devi dire, perché abbiamo il tramonto alle spalle ed è particolarmente non sono anche sfornito di testi, perché come ogni buon poeta ovviamente non si ricordano mai i testi a memoria. Qualche uno dei versi non puoi sottrarti né esime. Io ho immaginato, noi la sua poesia la troveremo YouTube. Stasera su YouTube e poi... Però adesso ne vogliamo vedere qua di almeno due versi. Adesso mi voglio veramente alla sprovvista, Lucio, perché questa cosa è nata, tra le altre cose, nelle ultime 48 ore. E beh, posso dire che la storia è ispirata ovviamente a Mariano Stigno. Mi sono immaginato questa storia di questo bambino che così veniva a raccogliere queste famose tacche, di quercia, che in napoletano è cerqua. Io ho visto tutto questa storia di questo bimbo che veniva, ma l'ho immaginato in napoletano, perché mi viene più consono, diciamo, tra il vernacolo è sempre stata il tuo a bascia stamarina, a dopo quest'acqua fragner tacco portavi cerco a ciaresti braccia di vantaine portando tacchi lignamma. E poi piano piano continua la storia. Non a caso la quercia è uno dei legni più duri, e quindi questa durezza nel senso di temperanza forgerà il carattere di questa persona. Anche perché era il legno che si usava per i veleni e il legno che si usava per le imbarcazioni di... Grazie di questa chicca. Grazie a voi sempre. Aspettiamo con ansia di poter pubblicare il tuo video al seguito di questa... Grazie a voi. Consuntivo di questa sera. Grazie a voi. Auguri e complimenti. Grazie.